Il 23 sera arrivano inaspettatamente all'abitazione, questo raccontano le persone che poi sono state sentite dalla polizia del Cairo, arrivano inaspettatamente in casa lì a Shubra, arrivano Tarek, la moglie, il figlio di Tarek, quindi il figlio di Tarek e di sua moglie Mabruka, si presentano a casa del cognato e della sorella di Tarek chiedendo ospitalità. Tarek, sua moglie e suo figlio abitavano a non meno di 100 chilometri dal luogo in cui, dal luogo teatro della perquisizione. Quindi erano a nord del Cairo. Ah, dove stava la caccia cellulare di cui ci ha parlato. Esattamente. Lì dove le celle telefoniche, o meglio, le attivazioni delle celle telefoniche, del telefono in uso, ritenute in uso a Tarek, agganciavano quella. Il giorno del 25 gennaio 2016, in orario diciamo sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'ultima presenza sulla rete telefonica del telefono di Giulio Regeni, cioè le 19.51 e 43 secondi. L'ultima cella che aggancia il telefono di Giulio è un'attivazione dati, questo l'attivazione. Il telefono di Giulio si aggancia ad una cella telefonica presente all'interno della metropolitana del Cairo, quindi sottoterra, nei pressi. Il telefono di Giulio è il Cairo, nella metropolitana dei Docchi, mentre l'aggancio del cavo della sì, sostanzialmente non contemporaneamente, ma in un orario tale per cui si può ritenere impossibile che dal centro del Cairo potesse raggiungere la sua località di residenza, che ripeto è a 100 km dal nord del Cairo, ecco, questa circostanza ci ha fatto ritenere che era impossibile che Tarek fosse presente al Cairo, a Docchi, quindi nel centro della città, e poi a distanza di circa 45 minuti, perché la prima chiamata in uscita, almeno questo risulta dai tabulati, è all'incirca alle 8:30, questa. Il telefonino di Tarek viene collocato, si aggancia a una cella telefonica in questo governatorato a nord del Delta del Nilo, a nord a 100 km dal Cairo.